Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere, come già detto la settimana scorsa, come usare Metropolitan per Element 3D. Nello specifico andremo a realizzare quello che avete visto nella preview. Innanzitutto apriamo il nostro After Effects, facciamo nuova composizione, 1920x1080, facciamo ok e andiamo a fare una nuova tinta unita, che chiamiamo appunto Element. Adesso nel pannello qua di fianco andiamo appunto a selezionare su Video Copilot Element, lo trasciniamo nella nostra sequenza e adesso andiamo su Scene Setup. A questo punto andiamo nella cartella Metropolitan. Nel caso avete perso il tutorial su come installarlo, vi lascio il link in descrizione. Comunque andiamo nella cartella Metropolitan. Come già detto l'altra volta, abbiamo tre cartelle. La prima dove abbiamo praticamente solo i solidi delle strutture, senza le texture che uno può andare ad aggiungere volendo. Personalmente abbiamo i nostri palazzi normali, vedete con le antenne, e qui abbiamo gli stessi, però senza le antenne, qualora volessimo utilizzarle per un qualsiasi motivo senza le antenne. Nel nostro caso andiamo a utilizzare quelli normali, ossia quelli con le antenne, e andiamo a importare semplicemente i nostri palazzi, che come vedete ce ne sono veramente un'infinità, e andiamo a importare all'interno dell'area di lavoro. Io, avendo fatto un video praticamente sul tramonto, alba, tramonto, adesso cambia poco, comunque tengo quelli di notte, quindi vado a prendere tutti quei palazzi appunto con la scritta night, ossia notte, oppure appunto con le luci accese. Quindi li vado a prendere e li porto all'interno della mia area di lavoro. Ne prendiamo alcuni. Ovvio che più se ne mette, più sarà realistica la nostra città che andiamo a costruire. Ok, una volta importati i nostri palazzi, quando decidiamo che sono abbastanza, questo è bello, ce lo mettiamo. Una volta selezionati i nostri palazzi, innanzitutto ci assicuriamo che siano tutti sotto al gruppo 1. Dopo andiamo a vedere perché. Poi, una volta finito tutto, facciamo ok e ci aprirà appunto i nostri palazzi all'interno della nostra tinta unita. Adesso andiamo a fare una nuova videocamera. Facciamo ok e schiacciando qui sul pulsante dello strumento videocamera, se andiamo a girare, come vedete, al momento ne vediamo solo uno. Come si fa adesso ad andare ad ampliare in modo da visualizzare tutti i nostri edifici? Andiamo sempre su Element, andiamo appunto sul gruppo 1, per questo dicevo assicuriamoci che siano tutti sotto il gruppo 1, lo apriamo, andiamo su Particle Replication e per prima cosa qui invece di Point andiamo a mettere Plane. Una volta fatto questo, qui in Particle Count andiamo ad aumentarlo fino a una cinquantina, dopo poi andiamo a modificare. Praticamente cosa fa? Ci moltiplica per 50 i nostri edifici, no? 50 volte i nostri edifici. Adesso per spanderli, perché al momento sono tutti raggruppati, andiamo in Shape Scale, andiamo ad aumentarlo e come vedete si espandono i nostri edifici. Adesso dimezzo la risoluzione perché già quel programma di registrazione del video mi rallenta molto. Comunque andiamo ad allargare fino ad ottenere il risultato pressoché soddisfacente.
li andiamo a posizionare in questo modo. Vedete, già così inizia a prendere forma la nostra città. Per renderla ancora più realistica, perché come vedete ci sono, cioè, alcuni palazzi ripetitivi, tipo questi due, tutti alla stessa altezza. Cosa facciamo? Andiamo in Particle Look, dopodiché qui in Particle Size RA, che sarebbe random, lo andiamo ad aumentare. Come vedete ci abbassa e ci alza i vari edifici in modo, vedete che non sono tutti uguali, tipo questi due che sono lo stesso edificio, questo lo dà più basso, questo lo dà più alto. La stessa cosa possiamo fare anche se andiamo in Particle Rotation. Se qui andiamo a mettere nella Y, andiamo a mettere ad esempio 90, vedete che ci gira gli edifici di 90 gradi. L'unica cosa, semmai andiamo ad ampliare un po' di più il numero di edifici, e andiamo a espandere ancora un po', ok, direi che così presso poco ci siamo. Li posizioniamo più o meno alla nostra schermata iniziale del video, e una volta sistemato tutto andiamo al secondo passaggio, ossia mettiamo l'immagine dietro. Io ho scaricato un'immagine che adesso vado a importare nel computer, che è questa qua di New York. La portiamo al di sotto di Element, attiviamo la spunta di 3D in modo che ci dia la foto in tridimensioni, e adesso andiamo a posizionarla all'interno della nostra schermata. Praticamente andiamo a sistemarla in modo che ci dia come sfondo, vedete. Allora, come potete vedere, adesso non è allineato, dobbiamo andarlo a ruotare. Per ruotarlo andiamo qui, selezioniamo lo strumento rotazione, poi se andiamo a selezionare un asse, vedete, se lo gira su questo asse. Io voglio girarlo nell'asse della, no, della X, no, ma invece quello della Z. Ok, andiamo con la telecamera a ruotare un po', andiamo a ruotare anche l'asse della Y, che voglio che comunque, visto che l'immagine è in 2D, esatto, la spostiamo un po' in giù. Andiamo a spostare un po' in giù anche i nostri edifici, perché sono troppo alti. Andiamo qui, li posizioniamo leggermente più in basso. Ok. Abbassiamo leggermente anche l'immagine. Abbassiamo un pochino lo zoom. Ok, perfetto, direi che così più o meno ci siamo.
Ora l'altro passaggio da andare a fare è quello di andare a regolare le luci, perché come vedete in fondo tende al viola, ossia al tramonto, quindi dobbiamo andare a sistemare le luci. Quindi andiamo sul livello, nuovo, facciamo luce, luce ambiente, lasciamo ambiente e andiamo a selezionare il colore, più o meno questo colore qua, che è il colore principale dello sfondo. Facciamo ok. Ora però andiamo nella foto che abbiamo impostato come background, andiamo a individuare accetta luci, che vedete che è attiva, e facciamo disattiva, in modo che ci lasci invariata la foto dietro, ma che le luci lavorano solo ed esclusivamente sul nostro Element 3D. Andiamo ad abbassare un po' l'intensità della luce ambiente. Andrei a cambiare anche leggermente il colore, che selezionerei più un blu. Facciamo ok, perfetto, già mi piace di più. Ok, una volta sistemata tutte le nostre luci e tutto, andiamo a fare appunto il nostro movimento, che io ho quello che avevo fatto prima praticamente, che è questo qui, il nostro movimento della videocamera, che come abbiamo già visto ci basterà andare a selezionare all'inizio della nostra clip, ossia dove vogliamo che parta, andiamo a spuntare i due marcatori punto di interesse e posizione, poi ci spostiamo alla fine della nostra clip, dove appunto vogliamo che finisca il nostro filmato, e lo ruotiamo a seconda delle nostre esigenze. Praticamente il risultato finale verrà questo qua, che è quello che avete visto appunto nella preview. E questo è quanto. La prossima volta invece andremo a vedere come fare questo qua, come vedete, con l'aereo e le luci di segnalazione. Adesso io ne ho messe solo due, ma se ne possono mettere quante ne vogliamo. Comunque questo lo andremo a vedere nel prossimo tutorial di After Effects. Per il momento è tutto, vi ringrazio di avermi seguito, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace al video qualora vi sia piaciuto, commentare per qualsiasi cosa. Visitate il mio nuovo sito, che è www.studio-72.net, e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!